E benvenuti in me molto altro, sono il giallo e nero, il me giallo e nero, non di Harry Potter che la maglia sta andando a lavare, sta andando proprio esattamente adesso e sta nei panni sporchi in sostanza. E quindi oggi dovremmo continuare questo Hogwarts Legacy. Allora, le missioni che ci hanno dato all'ombra della montagna nella quale dobbiamo andare con Sebastian lungo la costa, ma allo stesso tempo anche con Sebastian e Anne fuori da Fetcroft. Allora, prima di fare questo, voglio prendere un sacco di cose qui nella stanza delle necessità e andiamo a spolverare un pochettino i nostri piccoli animali. Allora, qui abbiamo la Fenice e ti dico. Allora, però mi sembra che già avevo fatto. Ah, già l'avevo fatto. Ok, allora perfetto. Già ce li ho gli ingredienti, tutto quanto. E quindi andiamo a fare questa missioncina. Allora, perché credo anche qui ho fatto qualcosina. Allora, vediamo un pochettino. Mettiamo ordine un po' le cose da fare. Perché probabilmente Pensa che qui. dovresti andare fiero delle pozioni che hai distillato. Grazie, Tic. Allora. Voglio vedere se ho fatto veramente tutto. Eh no, vedi, vedi, qui non l'avevo fatto. Ho fatto solo la Fenice, molto probabilmente. Allora, prima accudiamoli tutti con una bella strofinata. Che almeno se puliscono un po' dalla terra, tutto quanto. Dove sta l'uccelletto qua? Oh, eccolo, il Jarpeknoll. E ora diamo da mangiare a tutti. Una a te. Una a te, caro. E una a te, caro Sna cara Snasa, perché è una femmina, già gli abbiamo dato da mangiare. No, è un maschio, la femmina è rospo viola. Allora, raccogli, interagisci. Lo Snaso è maschio. Anche il Munkalf, bene. Il Jarpeknoll, dove è andato a finire? Amico mio, ah, eccoti. Via da magna, via sti spicci, va. Invece ce l'ho femmina, Jarpeknoll. Oggi la dialettica non c'è. Oggi è così, un po' di raffreddore accentuato e non abbiamo la dialettica. Allora, andiamo dai Tezzeral, che c'è anche uno Fuffer. No, qui ci sono, ok, i cavalli, lì tutti gli ippogrifo e quello che è. Allora, Deriglov, diamogli da mangiare così mangiano a tutti quanti. Vai, unicorno volante. Anche a te, amico mio, Caligo. E Alaforte. No, questo è Caligo e quello era Alaforte, ok. Lo Fuffer. Ma anche il piccolo di Ippogrifo. Chiedelo. Chi manca l'appello? Mi sembra nessuno. Allora, damogli una spazzolata. E damogli una spazzolata. Ok, mo' a quest'altro. E a quest'altro ancora. Ah, manca il coso lì. Vabbè, l'unicorno e un Deriglov. Ma sta mangiando. Ah, le cure, le cose qui devo fare, ok. E che gli avevo dato da mangiare a tutti quanti? Vabbè. Così. Piume di Deriglov fatto. L'unicorno mi ha dato già qualcosa. Alla forte lo devo curare. Nel senso che lo devo spazzolare. E l'ippogrifo piccolo. Eccolo. Ah, questo già l'ho fatto, ok. Voglio vedere. Voglio vedere se. No, questo è un ippogrifo. Io dovrei prendere un unicorno per farlo accoppiare e fare uscire il piccolo unicornino.
Ok, allora usciamo fuori, andiamo dai Tezzeral e poi facciamo la missione. Ecco, lì Tezzeral, qua c'era anche un Knisol, ma credo che ci sia anche il cucciolo di Knisol qui, se ben ricordo, che dovrebbe essere nato. Già. Eccolo, che carino. E il piccolino. Guardiamolo un po'. Qua poco si vede. Però che bello. È un piccolo di Knisol. Ma è maschio o femmina? Ah, è femmina, va bene. Bello. Allora, devo darti una bella spazzolata, amico mio. Oh, vabbè, facciamo così. È arrivato anche il Puffskin. Vabbè, questo dobbiamo dargli da mangiare. Amico mio, mangia tutto, che fa tutto bene. Mi sta a far venire fame. Una bella spazzolata e seppiamo tutti i cosi, i peli. Allora, questo... Sì, ho fatto. Puffskin. Qui è da dargli da mangiare, ma poi c'è anche il piccoletto de... Vieni qua, carino. Fermete. Esci da recinto, caro. Ok, questo lo accarezziamo. Raccogli, raccogli. Diamo una bella spolverata. E ok. Da mangiare. Magna tutto, magna, magna. E adesso gli diamo una bella pulita con la... Con la spazzola. Ok, possiamo stare tranquilli. Sì, abbiamo fatto un po' di tutto. Ah, questo è giusto la spazzola. Vabbè. Meglio avere sempre più peli che non averne. Fa anche le fusa. Andiamo a migliorare la nostra situazione mo qui. Per quanto riguarda i vestiti, vediamo un po'. Allora, questo è sempre attuale. Dobbiamo incrementare per forza. Una volta sbloccato. Pelo di Munkalf serve. Vabbè, poi lo faremo. Questo cosa serve? Ah no, non serve a niente. Possiamo anche farlo. Bene. Per quanto riguarda questo, l'abbiamo fatto. Piume di Jobberknoll. Allora, sempre di Munkalf serve. Le cose qua di Munkalf. Questi si potrebbero potenziare, 96-36. Ma mi conviene tenermi questi, perché devo andarli a potenziare. Posso fare questo? Nemmeno. Però questo qua sì. Ok, e serve la piuma di Jobberknoll. Vabbè, poi lo faremo. Allora, qui ho messo quelli giusti di occhiali. Sì, assolutamente. Allora, andiamo a fare le missioni. Io vorrei fare prima la missione all'Ombra della Speranza. Andiamo all'Ombra della Speranza. Poi nel prossimo gameplay facciamo all'Ombra della Montagna. O se no tutte e due. Vediamo a seconda del gameplay quanto ci metto. Allora, individua la mappa ovviamente a Felcroft, che sta qua lontano. Ok, viaggia qua, viaggia qua. Sopra la montagnetta,
Allora, sempre di notte non in giro, eh? Siamo sempre di notte. Dovrebbe sta qui sotto. Eccoli qua, tutte e due. Una reliquia nascosta in una catacomba e che richiede un sacrificio oscuro. So che suona male, ma se ti può essere d'aiuto, vale la pena rischiare. Infaustus lo sa. Mi ha aiutato a trovare lo scriptorium e il libro di incantesimi di Serpe Verde. D'accordo. Se ci sarà anche Infaustus, verrò. Ma il tempo stringe. Solomon vuole andarsene da Feldcroft. Cosa? Andarsene? Devi ostacolarlo e farci guadagnare del tempo, Anne. Te ne prego. Io sarei qui, eh. Ti terrò informato. No, ma fate voi. Solomon non può portare via Anne da Feldcroft. Dove andrebbero? Quando la rivedrei? Mai. Più. Sebastian. Non posso credere che mio zio voglia andarsene da Feldcroft. Anne lo fermerà. Deve farlo. Abbiamo bisogno di tempo. Tempo? Per cosa? Ho scoperto altre cose sulla reliquia. Ho confrontato il libro di Serpe Verde con tutti i volumi della biblioteca sulle reliquie e i sacrifici oscuri. Così ho capito una cosa. Credo che la reliquia funzioni solamente all'interno della catacomba. Oh, è più complicata di quanto pensassi, ma possiamo farcela. Quindi dobbiamo portare Anna alla catacomba e poi compiere un sacrificio. Sembra rischioso. Ne vale la pena. L'ostacolo maggiore potrebbe essere Infaustus. Anne si convincerà a tentare solo se lui sarà della partita. Dobbiamo anche cercare di non farci scoprire da tuo zio. Se informasse il preside, rischieremmo l'espulsione. Stavolta lascia Infaustus a me. Per quanto riguarda mio zio, non è più un Auror. Ciò che non sa, non può nuocerci. Molto bene, lascerò fare a te. Tuo zio potrebbe denunciarci al ministero, probabilmente, se non ci uccide prima, più che altro. Se tuo zio scoprisse i nostri piani, credi che andrebbe a denunciarci al ministero? Se lo scoprirà, dubito che andrà al ministero. Da quel che ho capito, non è rimasto in buoni rapporti. Non ne parla, ma immagino che la sua avversione nei riguardi della magia oscura abbia a che fare col periodo trascorso lì. Secondo Anne, a un certo punto ha deciso di combattere ad armi pari. E ha usato una maledizione senza perdono contro dei maghi oscuri. Almeno questo è ciò che lei crede di aver sentito. Quando ha capito come il lavoro lo stava cambiando, si è licenziato di colpo. Quindi, non credo che andrà al ministero ad annunciare che la sua famiglia fa uso della magia oscura. Hai capito che figlio de na... To Sebastia. Buona fortuna con Infaustus. Ci vediamo presto. Ti farò sapere quando noi quattro dovremo incontrarci nella catacomba. Aspetta il mio gufo. Enfiodena. A presto. Allora. Ah, ok, era solo una parlata, Sebastian. E allora ce lo potevi dire prima. Allora, quindi... dobbiamo fare proprio la missione. Questa qua, l'ombra della montagna. Per forza, c'è sta solo questa da fare. Dobbiamo arrivare qua giù? Io direi di arrivarci veramente con solo la scopa, perché sono sicuro che mi richiama adesso. Sono sicuro di questa cosa che mi richiama. Anzi, con il Tesseral, così movimentiamo un po' la situazione. È ora di fare un giretto. Andiamo, va. Vola. Comunque ci guardiamo il paesaggio, affronteremo anche maghi oscuri se è il caso di farlo, eh. Però... nel frattempo vediamo se lui mi chiama e facciamo quella missione lì. Mamma mia, però che bello. Allora. Ah, possiamo fare anche questa, eh? Ma sì, facciamo questa. Allora, come se abbassiamo? Scendi. Ah, ok, così. Mo' proprio perché è capitata l'arena questa qua. Possiamo farla.
Allora, ovviamente mettiamoci le magie congruenti a quel ciò che dobbiamo fare. Va bene anche così. Le pozioni le ho. Mi sembra che le ho. Mandragola cose ce le ho. Proviamoci. Almeno facciamo scorrere un po' il tempo. Perché voglio fare sta montagna qui. Cioè sta montagna qui. Sta missione qui. Oddio, che è successo mo? Allora, questo già so che ci stanno i troll, perché già l'ho fatta, però mai completata. Eccoli. Aia. Confringo. Bombarda. Mannaggia quanto è forte. Cioè forte. Ok, non è forte. Ci è mancato poco. Allora voglio fare questa qua invece. Che se mi tira l'ammasso glielo rimando. Oh, i lupi, i lupi. Confermo. Difendo. Confermo. Ok, ok. Ondata 3. Quanta fretta di morire. Oh, il Dagbog, mannaggia. Mannaggia a voi. Quanto so forti. Confringo. Bombarda. Confringo. Dov'è? Dov'è? Eccolo. Leviosa. Confringo. Bombarda. Difendo. Leviosa. Ok, ci siamo. Ci siamo. Adesso sarà un po' tosta, perché ci saranno i troll sicuramente. Confringo. Aia. Leviosa. Confringo. Bombarda. Leviosa.
Ai ai ai. Mamma mia, quanto è avvelenato! Bombarda! Ciao. Accia. Dormi bene, mio enorme. Ok. Ondata finale, qua è pericolosa, eh. Allora, facciamo così. È tosta qua. Difendo. Incendio. Ai, ai, ai. Bombarda. Una scena assolutamente pietosa. Incendio. Sono satanati. E no, ho perso. Quanta fretta di morire. Non avevo previsto. Non avevo previsto la cosa. Le ampolle, mannaggia a me. Incendio. Confringo. Però siccome ce le abbiamo, no? Mo è vero, è vero, è vero tutto, ma... Lo stiamo sconfiggendo abbastanza bene, eh? Ok, ok, stiamo facendo gli spauracchi. Mo' arrivano i cosi. Confringo! Ci siamo. Ti piace soffiare? Confringo. Ma ti stai almeno impegnando?
Quanta fretta di morire. Sbaglio. Sto sbagliando. Confringo. Ok. Inferno. Confringo, dipingo. Dovremmo riuscirci adesso. Confringo. No. Meno male. Mannaggia a me. Non si può fare perché è più forte di me. Mamma mia, quanto è forte. Più forte. Difendo, confringo. Angoletti 2. O c'erano i troll, mi pare. Inferno. Piccolo. Che fai? Oh. Non ci siamo. Conflitto. Mia, com'è difficile. Confringo, difendo.
sono dalla tua, te ne rendi conto? Bene. Allora devo mettere, probabilmente bombarda è meglio cosa. Bombarda! Vendicherò la sua morte e tirarla per le lunghe. Non la passerai. Confringo! Questo si è ripreso intanto. Bombarda. Confringo! Bombarda! Ok. Bombarda! Impegno! Meno male. Torna alle highlights. Mamma mia quanto ci è voluto. 32 minuti di coso. Che abbiamo acquistato? Acquisito nulla? Allora ragazzi, siccome si sono fatti 33 minuti, io manco me ne sono accorto, conviene rinominarlo questo video e chiamarlo Arena di Faircroft, praticamente. Arena di combattimento di Faircroft. È stata dura, eh. È stata veramente dura. Non pensavo, ma è stata dura. Allora, direi che nel prossimo video gameplay vediamo che cosa fare per fare la missione, quella all'ombra della montagna, o anche quella principale. Vediamo un pochettino. Grazie di essere arrivati fin qui, se siete arrivati fin qui. E mettete mi piace, condividete, iscrivetevi, sapete tutte queste cose che dovete fare se volete farle. E vi aspetto nel prossimo video gameplay, una sofferenza assurda questa. E niente, ciao. Bottoncino magico e ciao.